sede societaria qui a Cremona, dove ci vantiamo di rappresentare la massima eccellenza sportiva di tutto il territorio. Desideriamo personalmente, appunto, vogliamo che altri, fortemente che altri imprenditori facciano, entrino a far parte di questo nostro progetto, non solo a livello di sponsor, ma anche come risorse personali da dedicare alla società e al mondo dello sport e come laboratorio di idee e di nuovi programmi che possono nel contempo svilupparsi appunto attorno al mondo del basket cremonese. Vogliamo, come dicevo, fare grande lo sport del basket cremonese e lo vogliamo fare sia a livello nazionale con la prima squadra, ma lo vogliamo fare soprattutto a livello giovanile, perché riteniamo che i giovani siano il futuro sia della società che dello sport. In ambito di una riorganizzazione societaria mi è stata affidata la responsabilità dell'area tecnica sportiva. È un'attività che personalmente accetto con grande entusiasmo, mettendo a disposizione le mie capacità di imprenditore. Non nascondo di avere anche qualche preoccupazione, perché per me è un mondo nuovo, un settore nuovo, quindi non nascondo che c'è qualche preoccupazione. Lo farò naturalmente con grande entusiasmo, certo di avere comunque dei collaboratori che sono collaboratori dalle grandi capacità, sia professionali che umani. Noi lo prenderemo sicuramente, lo prendiamo come guardia titolare, quindi per togliere i dubbi sarà il nostro due titolare, ecco perché sui giornali leggo no, farà il 3, farà il 2, lui sarà la guardia titolare, poi un giocatore può fare il 3, a Pesaro ho fatto quasi sempre il playmaker, quindi avere un giocatore valiano come lui insomma è sicuramente un beneficio. Fabio ha bisogno di somatizzare la categoria perché è un giocatore secondo me da un futuro a mio parere luminoso, un ragazzo professionista serissimo. Biliga è una scelta tecnica che abbiamo fortemente voluto e l'abbiamo voluta da 3 anni, perché è 3 anni che gli stiamo dietro un ragazzo, un atleta incredibile, ha un'apertura di braccia pazzesca, grande voglia di lavorare, un giocatore di quantità, non un giocatore appariscente, e ci darà una grossa mano, e Marco lo conoscete tutti, quindi un plauso anche a Marco che ha accettato, diciamo, il fatto di rimanere tra di noi in questa mano di femmine. Altre cose per quanto riguarda lo staff tecnico, vabbè, a parte il discorso di Cesare che sarà il nostro capo allenatore, Paolo, Roberto come terzo assistente, Jacopo il preparatore fisico, cercheremo la figura del team manager sicuramente e per quanto riguarda poi tutta la parte medica che sarà curata da Piercarlo Manzini, dottor Mancini, con il proprio studio a disposizione con Augusto Magnoli che farà la supervisione a 2 nuovi fisioterapisti, perché ci sono 2 ragazzi nuovi che sostituiranno a tempo pieno De Palma e Magnoli. E, insomma, tanta carne a fuoco, ecco. Però io credo che anche loro poi abbiano bisogno del sostegno non solo della società ma anche del pubblico. Altre cose da aggiungere? Adesso con calma cercheremo anche gli altri giocatori, perché oltre al fatto di cercare dei giocatori importanti, o comunque uno vuole sempre giocatori migliori per la propria squadra, il problema è che noi cerchiamo prima gli uomini e poi i giocatori. Quindi io credo che per far parte della Vanoli Family servono queste cose.